Ci troviamo adesso nel Museo del Manicomio. Comincerei parlando di questo, che è il primo ricoverato come pazzo qui a San Servolo. San Servolo nasce come ospedale militare nel 1716, però nel 1725 ricoverano questo che è l'illustrissimo signor Lorenzo Stefani, che viene ricoverato perché può pagare la retta. I pazzi nel Settecento stavano in prigione. Qui a Venezia stavano nella Fusta, che era una nave disalberata, fuori uso, ancorata proprio in bacino, dove c'era la stessa commistione che c'era nelle carceri. In 20 anni ricoverano 5 pazienti come pazzi. L'illustrissimo signor Lorenzo Stefani, gli altri 4 sono nobili, tutti quelli che potevano pagare. E la separazione fra pazzi e criminali è un portato della Rivoluzione francese. Per cui quando arriva Napoleone, finisce la Repubblica di Venezia, tolgono tutti i pazzi maschi dalla Fusta, questa nave ancorata in bacino, e li portano a San Servolo. Nel 1804 tolgono le donne pazze dalle carceri e vengono qua anche loro, stanno 30 anni e poi le spostano all'ospedale civile, dove c'era un reparto manicomiale. Dopodiché nel 1873 apre San Clemente, che è un'isola qua di fronte, che è stata costruita appositamente come manicomio femminile. Nel 1873 comincia a funzionare, tolgono le donne dall'ospedale civile e le spostano a San Clemente. E dopo, negli anni 30 del Novecento, diventano misti tutti e due di nuovo. Le terapie convulsivanti sono tutte più o meno degli anni 30. È un periodo in cui c'è un medico ungherese, László von Meduna, che sostiene che l'epilessia è antitetica alla schizofrenia e che queste crisi convulsive liberano delle sostanze sconosciute che riequilibrano i livelli del cervello. Per cui cominciano a fare, ad esempio, la malarioterapia, chiamavano tutto terapia, la malarioterapia, cioè li infettavano con del sangue di malarico e che ha questi grossi sbalzi di temperatura, no? Poi usavano il cardiazol, che era appunto un convulsivante che faceva delle convulsioni che duravano tantissimo tempo, il paziente aveva proprio un senso di morte proprio. L'insulinoterapia, anche questa, coma insulinico, ipoglicemico, protocollo 90, coma insulinici, 6 giorni alla settimana e un giorno di riposo. Da ultimo Cerletti, medico italiano che lavorava a Roma, ma mi pare che sia di Conegliano, ispirato da quello che vede in un macello dove prima di ammazzare il maiale gli danno una scossa per non farlo urlare, pensa di utilizzare l'elettricità per ridurre queste crisi epilettiche. E fa il primo esperimento, viene fatto nel 1938 a Roma, su uno schizofrenico, un barbone schizofrenico, il quale va subito in coma, un decimo di secondo è il passaggio della corrente, non chissà che, e in coma, quando si risveglia tutti tirano un respiro di sollievo perché appunto si è risvegliato e gli chiedono cosa ti è successo. E lui ha detto, ho dormito. A quel punto loro pensavano di aver trovato la cura. Poi negli anni 50 diventa la cura vera e propria, nel senso che veniva somministrato molto ampiamente. Una stima più o meno è 50-60 mila cartelle cliniche che ci sono in archivio, più i registri di tutta quella parte, in quel periodo in cui ancora non c'erano le cartelle cliniche. La chiusura di San Servolo avviene esattamente 3 mesi dopo l'approvazione della legge 180, quella detta Basaglia, che è del 13 maggio 1978. San Servolo viene chiuso il 13 agosto 1978. È stato il primo manicomio chiuso dopo l'approvazione della legge, però è stata una chiusura amministrativa,
perché poi c'erano ancora 220 pazienti più o meno. Sono stati spostati a San Clemente, che ha chiuso nel 92, qualcuno a Marocco di Mogliano Veneto, dove c'era questa sezione in terraferma dell'ospedale psichiatrico, qualcuno a casa se i parenti lo accettavano, qualcuno in casa di riposo, eccetera. La particolarità di questa chiusura è che il presidente della provincia, che allora era Lucio Strumendo, ha sempre mantenuto il servizio di portineria, per cui nessuno poteva scendere se non aveva un permesso, e questo ha consentito di salvare tutta la parte ospedaliera e anche archivistica, cosa che invece in molti ospedali psichiatrici non è andata così, perché li hanno chiusi, li hanno abbandonati, quindi sono stati saccheggiati, sono stati vandalizzati. È che questo presidente della provincia, un anno dopo la chiusura, ha creato la Fondazione San Servolo, che era un istituto per le ricerche e gli studi sulla emarginazione sociale e culturale, e aveva come scopo proprio la conservazione e la valorizzazione della parte archivistica e della parte ospedaliera. Per cui nel tempo abbiamo riordinato l'archivio, abbiamo recuperato l'archivio di San Clemente e anche quello di Marocco di Mogliano Veneto, per cui è un archivio piuttosto poderoso, direi. E dopo, a partire dal 1995 fino al 2004-2005, sono partiti i lavori di restauro di tutti gli edifici dell'isola. Thank you.